quindi della nazionale italiana, secondo lei è l'uomo giusto per ripartire? Credo di sì. Roberto è un allenatore che ha fatto benissimo, ha vinto all'estero, per cui porterà la sua esperienza alla nazionale italiana. Mister, lei ha compiuto un vero e proprio miracolo con l'Ester in Premier. Anche il Napoli l'ha fatto quest'anno con 91 punti, però non è riuscito a vincere lo scudetto. Secondo lei, ecco, c'è un divario esclusivamente tecnico con la Juventus, oppure c'è anche dell'altro? Io credo che la Juventus abbia costruito la sua forza proprio nella società. De Laurentiis sta costruendo la sua forza proprio nella società, per cui bisogna fare i complimenti al presidente De Laurentiis, perché sta tenendo il Napoli ad altissimo livello, sta facendo vedere grandi cose, è riuscito a prendere un allenatore, credo che sia il più decorato di noi, per cui complimenti. Sicuramente Carlo potrà portare la sua esperienza a Napoli, e con l'aiuto dei tifosi napoletani ci potrà far vedere un campionato ancora più avvincente. Ministro, a proposito di Premier, ma pensa che Sarri sia pronto anche per il Chelsea? Possa fare bene anche nel calcio inglese? Allora, premesso che non so se andrà in Inghilterra o dove vada, si diceva che Sarri forse non era pronto per una grande panchina, invece ha dimostrato che è pronto, e ha dimostrato a tutto il mondo che è pronto per una grande squadra anche estera. Per cui io sono convinto che se dovesse andare fuori farà benissimo. La sua Roma pensa che possa colmare almeno in parte il gap nei confronti di Napoli e Juventus? Dipende sempre dagli acquisti, perché noi allenatori siamo bravi se abbiamo giocatori bravi. Senza giocatori bravi è difficile essere competitivi. Però per il percorso di crescita della Roma poi ci si può aspettare questo ulteriore salto di qualità dopo che è arrivata la pressione della Champions? Io credo che si possa aspettare un ulteriore salto di qualità, perché Di Francesco è il primo anno che allena la Roma, ha preso in mano molto bene lo spogliatoio, per cui già adesso ha un'ottima base dove lavorare, poi aspettiamo se ci saranno anche a Roma degli acquisti. Business pensa che ci sia spazio in Italia per favore di quella di Mister? È difficile, se è stata favola è proprio perché capita una volta ogni 100 anni, per cui aspettiamo altri 98.